Desideriamo abbracciare uno ad uno tutti voi, cari fratelli e sorelle della comunità cristiana, che hanno reso ricca e preziosa la nostra storia familiare. Leonardo l'ha capito bene. La capacità di abbracciare la vita, di dire sì alla vita per quello che è, di trasformare anche i limiti e anche le sofferenze della vita in qualcosa di positivo, in cui l'umanità non si abbatte, ma invece si esalta, tirando fuori il meglio di sé. Questa abilità, questa competenza, è il dono grande del Vangelo, è il dono grande che il Signore Gesù fa ai credenti ed è il messaggio. Con la sua corsa, che oggi termina, Leonardo ha lasciato a questa città. Leo sentiva forte l'appartenenza a questa nostra comunità, la sua Perugia. Iscritto all'albo d'oro della città, è diventato cavaliere della Repubblica con pieno titolo. E ne era giustamente orgoglioso. Ma la beneficenza più grande è questa, è l'ammirazione, l'amore, l'affetto che tutti noi tributiamo a Leo, i vostri occhi, la vostra commozione. Sono più che mai sicuro che gli sta arrivando questa vostra presenza. Il suo sorriso non poteva lasciare indifferenti, scuoteva, provocava, cambiava la giornata di ognuno di noi, sempre in meglio. Rendeva relativa, piccola, quasi insignificante ogni nostra preoccupazione. Leo era un innamorato, amava Perugia, Perugia lo ha ricambiato e continuerà a ricambiare. Ci adopereremo tutti, anche per gesti tangibili, anche di dedicare dei luoghi molto importanti nella nostra città e che a lui erano particolarmente così, si sentiva molto suo. Un pensiero speciale, consentitemi però di rivolgerlo a Uri e Sergio, due giganti. Io li considero un po' i corazzini di Leo. Tanti suoi messaggi, mi piace, ho fatto anche in queste ore ricordarne uno che Leo spesso considerava un po' la sua eredità e che era rivolto anzitutto ai suoi amatissimi nipoti. Ecco che cosa lascerò, anche senza volerlo. Ottimismo, ragazzi, ottimismo. Prima di pensare a quello che non va, fate l'elenco di tutto quello che va. Insomma, tutte quelle cose che diamo per scontate. Non fatevi rubare i sogni, non scoraggiatevi al primo ostacolo, non tiratevi indietro ancora prima di cominciare. Di tanto in tanto ricordatevi di alzare lo sguardo. Guardare in alto fa sentire piccoli piccoli, ma anche grandi grandi. Non fatevi mai mancare un progetto. Usate i vostri sentimenti e le vostre emozioni, magari non la rabbia, che parlo per esperienza a troppi effetti collaterali. Immaginate qualcosa, dite qualcosa, fate qualcosa che renda il mondo più bello. E alla presenza anche del vecchio gruppo scout di Leonardo e di Federico e anche il mio, voglio dire a Leo buona strada. Buona strada, caro amico, buona strada, nostro concittadino più che mai amato e illustre. È una strada che come sempre tu saprai percorrere con grande determinazione, corretta forse, ma certamente ci ritroveremo. Grazie Leo. Non l'ho mai sentito parlare della malattia come se lui fosse un paziente o un malato, non faceva parte del suo vocabolario. Leonardo parlava solo della vita, del tempo che doveva vivere, delle sue ore
e della sua giornata che non finiva mai. Era energia, era ottimismo, era forza, era la capacità di reagire, era la solidarietà che si è fatto impegno civile e si è fatto impegno civile anche nel momento più complesso. Si è fatto protagonista della vita civile, della vita pubblica, e lo ha fatto con il suo stile e con il suo modo, anche con la sua originalità. Io poi lo ringrazio per quello che Leonardo ha fatto con Avanti Tutta all'interno dei nostri ospedali, nel reparto di oncologia con i bambini, i pazienti oncologici. Ci ha dato delle grandi cose, so anche con quanta tenacia, no? Lui scommetteva sulle grandi cose, la maratona di New York, gli Oncology Games. Credo che a Leonardo, a Leo, dobbiamo dire semplicemente grazie, e a mamma Orietta e a papà Sergio anche tutto il nostro affetto per questo figlio davvero speciale, che forse è figlio di genitori davvero speciali, come avete dimostrato di essere in tutti questi difficili e lunghi anni anche della sua malattia. Grazie Leonardo, a nome di tutta l'Unione. Prima di tutto vorrei ringraziare i colleghi dell'ospedale di Perugia che si sono presi cura di lui. Tutti quanti mi dicono: ma che bello il rapporto tra medico e paziente che voi avete instaurato, che bello il vostro rapporto. Però a quale prezzo, Chiara, ora la tua sofferenza, quale prezzo devi pagare? E la mia risposta è: nessuno. Io non ho pagato nessun prezzo, è tutto guadagno di vita e di amore. L'amore per Leo, che è stato prima di tutto un paziente all'inizio, poi un amico, poi un compagno di avventure, poi un collega, perché sappiate che io qualche visita l'ho fatta anche insieme a Leo, andavamo a visitare qualche mio paziente con lui, e vi assicuro che i miei pazienti erano più felici di vedere lui che me, perché Leo allargava i cuori, perché Leo portava generosità e portava speranza. E la possibilità di conoscere questa famiglia di cui, volenti o nolenti, mi sento parte, ai quali ho chiesto scusa perché magari avrei potuto fare un pochino di meglio, però loro mi dicono: Chiara, abbiamo ancora bisogno di te. Che amore c'è più grande di questo? Nessuno. Grazie è la parola che abbiamo sentito ripetere più spesso in questi giorni. Quanta gratitudine, quanta generosità. E Luana e gli altri volontari che trasformano questo momento in una festa, perché non è un programma di feste, non è un funerale. Questa è una festa, perché tutto si raccoglie intorno a noi. Ed è per questo che ci sentiamo pieni di un'eredità così grande che davanti tutta. Stasera un po' si riposa, probabilmente, ma da domani riparte, perché Leo ci ha lasciato ovviamente una lista di progetti infiniti a cui dobbiamo provvedere. In ultimo vi dico, Leo non ha sconfitto il cancro, questo lo dico perché sono un medico e perché lo devo ai miei pazienti e a tutte le famiglie che hanno perso qualcuno di cancro. Di cancro si muore, ci stiamo lavorando perché io non mi arrendo. Ma Leo ha fatto qualcosa di più grande, Leo ha sconfitto la paura, Leo non ha mai avuto paura, mai, io tanta.